Salve a tutti ragazzi ed eccoci a una nuova serie di Minecraft in Technic Pack e siamo qui insomma. Per chi non sapesse che cos'è la Technic Pack, è un pacchetto di mod che include, mi sembra, 41 mod diverse tra loro. Io non sono espertissimo in tutto il pacchetto, ma conosco abbastanza bene alcune delle mod. Per le altre mi informerò sempre prima di utilizzarle e cercherò, il mio obiettivo per questa serie è di fare un macchinario abbastanza, non so, potrei fare un macchinario per quasi per ognuna delle mod, arrivare a un buon punto, diciamo, quindi svilupparmi un po' in tutte le mod. Bene, quindi sarà una serie let's play, quindi vedrete come fare tutte le cose dal vivo, quindi aiuterà anche quelli che non sono esperti in Technic, scusatemi, continuo a confondere. Vedremo tutti i crafting, come funzionano tutti gli oggetti. Tutti gli oggetti, scusate. E niente, quindi iniziamo a farci un piccone e un'ascia. Una delle mod di Technic permette, tagliando con l'ascia un pezzo di legno, di far droppare tutto l'albero. Quindi è abbastanza comoda. Vedete, basta che io taglio un pezzo e tuc, mi dà tutti i pezzi di legno. Poi un'altra del mod è Mo Creators, che aggiunge un sacco, non so quante, ma veramente sono tantissime, nuove specie animali al gioco. Ad esempio lì c'è uno squalo o delfini, credo siano delfini. C'era una mantala, eccola lì, non si vede molto bene. Ci sono gli struzzi, leoni, non lo so, gatti, volpi, un sacco di nuovi animali. Scusate se lagga un po', ma con Fraps veramente senza Fraps è molto fluido il mio computer, ma con Fraps è il terrore più totale. In alto a destra vedete la minimappa. Oh, eccoli uno scheletro, iniziamo già. Facciamolo fuori e con questo lag capace che crepo. Ragazzi, c'è veramente un sacco di lag. Ok, l'ho ucciso. Oh, prendiamo qui. Oh, c'è del ferro qua. Bene, bene, ragazzi. Quello lì è un vulcano che vedete in alto a destra nella minimappa. Una fonte di lava. Infatti, non è solo una struttura esterna, ma all'interno credo ci sia anche una camera magmatica in cui ci sono una marea di secchi di lava, veramente parliamo di migliaia di secchi di lava, o centinaia, non lo so. E quello lì potremmo farci il nostro. Potremmo ottenere l'energia della lava, utilizzarla per dei generatori di energia e varie cose. Quindi abbiamo preso la nostra. Lì c'è anche del carbone, la nostra legna. Dunque, una spada, una pala e una spada, un piccone, una pala e una spada di pietra per avere un po' più di protezione. Anche un'ascia magari. E un sacco di legno, poi ci faremo la nostra casetta. Intanto prendiamo il ferro, ci serviranno. Oh, ho lanciato via anche il piccone. Ragazzi, non potete immaginare quanti minerali ci serviranno, veramente tantissimi, per fare soprattutto la parte di equivalent exchange. Ci serviranno una cosa assurda anche in diamanti, però poi vedremo più avanti con calma. Per esempio, equivalent exchange credo che sia, non lo so, qualcosa del tipo
10.000 diamanti o qualcosa, veramente per fare la materia rossa e la materia nera, per quanto parliamo di energia. Però vedremo con calma perché veramente. Qui c'è il carbone. Come primo passo, oggi pensavo di fare una casetta, un rifugio, insomma, un primo posto dove passare la notte, come in tutti i let's play. Per evitare di morire subito. Sto giocando in difficoltà normale. Non faccio la serie hardcore perché veramente qui con tutte le creature, i mostri che ci sono, morirò non so quante volte. Però noi siamo qui, dai. Prendiamo la crafting table. Saltiamo un momento qui. Abbiamo già preso dei cristalli della mod con la magia, ci sono un sacco di cose magiche, però adesso non sto qui a dirvi. Anche perché è una delle mod in cui non sono molto esperto, mi dovrò documentare. So come si fanno un paio di cose, ma. Ok, noi dobbiamo cercare per ora, per fare la casa, un pozzo di petrolio. Eccolo qui il vulcano alla parte superiore, con la lava che scende giù fino in fondo, fino a quasi la bedrock, credo. E visto che no, taglierò un paio di volte. Oh, ci sono anche delle zucche, le prendiamo subito. Taglierò un po' i video perché mi spiace, ma sono costretto veramente a tagliarli. Oh, che laggata. Perché non. Ci metto veramente tanto tempo a caricare i video. Quelli della Ant Farm Survival mi stanno chiedendo tipo qualcosa come 5 ore caricamento, quindi faccio una pausa qui al video e lo riapro appena trovo un bel posto. Ok, rieccomi gente, ci ho messo un po', ma ho trovato il petrolio, una bella forestina, cioè una bella pianura e gli alberi della gomma. È un maiale che mi fissa. Dunque, gli alberi della gomma, cosa sono? Mamma mia, che lag. Sono degli alberi che ok, iniziamo a craftare in questo modo un tree tap, che è una specie di rubinetto che si mette sugli alberi di gomma e appunto ci esce la gomma. Ok, quindi noi li lasciamo così. Questi alberi si possono anche distruggere, usare, compressare, estrarre la gomma dal legno, ma noi non abbiamo ancora macchinari adatti, quindi li lasciamo così come sono e dovrebbe rigenerarsi la gomma. Dopo un po' dovrebbero riapparire altri di quei puntini arancioni che contengono la gomma. E ci è andato anche un altro arboscello. Poi uccidiamo il maiale, così abbiamo anche un po' di cibo. Qui. Sciogliamo un po' il ferro. Ah, quanto bel carbone che abbiamo. E adesso faccio una casetta. Facciamo una bella casetta. Ma sempre per motivi di tempo, ragazzi, vi taglio il video. Ah no, però prima avevo visto di qui nella mappa e si è come penso. E infatti vediamo già dei nuovi minerali. Questo è il copper, ovvero il rame, e ci servirà. Guardate come lagga il piccone, ragazzi, guardate come lagga, è una cosa pazzesca. Comunque ci servirà per vari macchinari o i cavi che richiedono il rame, appunto i cavi elettrici, come tutti sapete, sono fatti di rame. Quindi prendiamo il nostro carbone e ci vediamo subito, appena avrò finito di costruire la casa. Ok, rieccomi ragazzi, ho fatto questa casettina qui, insomma un buco nella montagna. E ho messo a cuocere dell'altro copper che ho trovato. Ma
ci serve tutto, quindi è un bene. E dei la bracciola che ho preso dal maiale, vabbè. Poi quindi mangiamoci la nostra bracciola per cena. E iniziamo già a mettere un punto di spawn. Cioè non esattamente, un punto della ray minimap, che è quella che trovate in alto a destra. Quindi col menu M key, ovvero premiamo M, andiamo su waypoint, add, e aggiungiamo un waypoint. Adesso magari mettiamo, che ne so, facciamolo rosso. Lo chiamiamo casa. Ok, back, exit menu. E noi vedremo sempre, sia nella minimappa in alto a destra, oltre alla nostra freccetta, quel quadratone lì, sia quando... adesso non posso farvi vedere adesso perché siamo in uno spazio aperto, ma vedremo sempre il puntino nell'orizzonte, così tra la nostra distanza da quel punto. E questo per non perderci. Poi ho fatto delle ceste, quindi smistiamo un po' gli oggetti che abbiamo preso. Dobbiamo mettere a cuocere la sticky resin e possiamo iniziare a fare una cosa. Attualmente non credo, ma noi cosa facciamo con questo ferro? Mi sono fatto anche un piccone, ma facciamo, lo cuociamo. Cuociamo il ferro, come vedete sta cuocendo, per ottenere il ferro raffinato. Un'altra cosa di una modifica del gioco, di una mod, refined iron, ovvero ferro raffinato. Questo ci servirà per varie cose. E adesso vediamo, adesso non sono sicuro, mi sembra che ci sarà 9 di quelli, quindi non ci bastano neanche questi. No, 8, scusate, perché vediamo, ne manca di uno, vedo, lo troverò dal generatore, questo, il generator. Quindi ci serve una meglio far questa, una batteria ricaricabile, questo vi so come fare, ci serve della redstone, un machine block che si fa come una fornace, solo che mettendo al posto della fornace i pezzi di ferro raffinato, e una fornace, infatti vedete, si fa così. E questo qui, questo generatore, servirà a creare energia, appunto, per potenziare e alimentare tutte le nostre macchine. Andiamo anche la nostra gomma. E con la gomma possiamo già iniziare a fare dei fili elettrici. Qui c'è 1, 2, 3. E ci dà i nostri unisolated copper cable, che sono i fili senza gomma, diciamo. Possiamo o prenderli e rimetterli nell'inventario assieme a 6 gomma, oppure fare così, che è anche più veloce, e ci dà 6 copper cable. Abbiamo già fatto un obiettivo. I copper cable, appunto, si collegano, sono come dei fili, si collegano fra tutti i macchinari e li alimentano. Quindi per oggi è tutto, ragazzi, come prima puntata, arriveranno delle altre. Intanto godetevi la serie Ant Farm Survival e ciao a tutti.